qualche settimana fa vi ho mostrato un telefono a dir poco estremo. Un telefono spesso letteralmente così e con la batteria più grande che io abbia mai visto su uno smartphone. E se vi dicessi che questo è ancora più estremo dello smartphone che abbiamo visto l'altra volta, quello spesso così e con la batteria praticamente infinita, pensate che questo qui ha perfino una luce da campeggio. Vi giuro che è accecante. Ma non è finita qua, cioè ha tante altre caratteristiche assurde per uno smartphone indistruttibile, ma assurde per un qualunque telefono in generale. Signori e signori, ecco a voi il Doji S100. Come potete vedere, ho deciso di affrontare questo unboxing in una location molto particolare, diciamo l'habitat naturale di questo smartphone. Eh sì, perché questo smartphone ha veramente tutto ciò che serve per affrontare qualsiasi tipo di sfida estrema. Cioè, quale telefono ha una luce da campeggio integrata? Non solo quella, perché comunque abbiamo anche una batteria che, pure se ci perdiamo in mezzo alle montagne, stiamo posto per 10 giorni, cioè più che altro dovremmo pensare al cibo e all'acqua. Però vabbè, comunque abbiamo una serie di manuali e tutto il necessario per applicare una pellicola protettiva extra, che peraltro è già inserita anche nello smartphone, caricatore che forse sarebbe stato bene da avere da tipo 500 watt, perché comunque per caricare 22.000 mAh di batteria, anche se hai 33 watt, ce ne vuole, e infine cavo USB. A questo punto vediamo il pezzo forte, andiamo a spellicolare lo smartphone e vediamo questo mostro in tutto il suo splendore. Mi piace? Ragazzi, mi raccomando, è importante. Se vorreste altri video outdoor tipo questo, dove testiamo smartphone indistruttibili, vediamo smartphone di tutti i tipi, fatemelo sapere. Voglio portarvi recensioni particolari mai viste su YouTube Italia e fare qualcosa di molto diverso, come avrete già visto dalle ultime recensioni che sono uscite sul canale. Se questa cosa vi piace, mi farebbe piacere che lasciaste un like e un commento sotto questo video. Ora vediamo il telefono. Questa cosa enorme che vedete qui non è qualcosa di estetico, sì, è anche carino da vedere, ma in realtà questa sorta di V contiene dei LED molto potenti in grado di fare un fascio di luce che, pensate, arriva fino a 25 metri di distanza. E tutta questa potenza è possibile solo grazie a quello che c'è qua dentro, ovvero la batteria di sto smartphone. 22.000 mAh di pura potenza. Che significa avere 22.000 mAh di batteria su uno smartphone? Che, secondo le statistiche, ti dura 10 giorni di carica in un normale utilizzo. Non oso immaginare i standby, praticamente lo puoi caricare una volta all'anno. Dare una definizione all'estetica di questo smartphone è molto difficile, soprattutto a causa del suo spessore. Non aspettatevi uno smartphone leggero, perché questo è un carro armato in tutti i sensi. Questo accade quando provate a posarlo su una superficie. Ha reso l'idea? Spero di sì. Non solo è spesso letteralmente quanto 3 telefoni, ma è anche pesante quanto 3 telefoni, dato che comunque ha quasi 5 volte la batteria dell'iPhone che sto tenendo ora in mano. Tralasciando il discorso della batteria, che comunque da quando ho attivato lo smartphone è rimasta del tutto invariata, tuttora al 98%, non è scesa di una virgola. Tralasciando questo discorso, io adesso voglio parlarvi di un'altra caratteristica che contraddistingue sto telefono, ovvero questa robetta qui. Dovremmo forse azionare semplicemente il flash del telefono? Eh no, perché poi in quel caso accendiamo veramente il flash dello smartphone e non questo qui sotto. E quindi come si fa? Beh, ve lo faccio vedere. Scorrendo tra le app ne possiamo trovare una chiamata Camping Light ed è esattamente la funzione che stavamo cercando. Andando via questa applicazione qui, lo smartphone stesso ti dice una cosa da non sottovalutare, fidatevi. Compare un avviso di attenzione. Warning: non puntare questa luce negli occhi. Ci sarà un motivo se c'è scritto questo. Comunque abbiamo varie
funzionalità. Per testarle però adesso ci dirigiamo in un ambiente chiuso per vedere questa luce da campeggio integrata su uno smartphone. Forse entrare qui dentro non è stata una buona idea. L'illuminazione in questa stanza è pessima, quindi esattamente ciò che stavamo cercando. Ed ora vediamo insieme questa luce da campeggio. Questa è la modalità un quarto della potenza. Già se per sbaglio ci vai con gli occhi un secondo, rimani accecato. Questa è metà, un po' più forte. E poi abbiamo la modalità full. Questa, cioè, non è osservabile, non puoi guardare direttamente questa luce perché è veramente potentissima. Proviamo ad illuminare questa parete. Sto, pam! Cioè, è una roba mostruosa per un telefono. Guardate, si accende letteralmente la stanza. A parer mio, una luce così potente è sostenibile solamente grazie alla batteria enorme di sto smartphone, perché altrimenti un normale telefono si scaricherebbe in un lampo. Tra le altre funzioni di questa luce, sembra che ho il sole tra le mani, abbiamo quella super che praticamente va a fare dei lampeggi, poi quella SOS appunto per mandare un segnale di SOS in cielo, e fidatevi che con sta roba ha senso, vi vedono. Pensate che il sensore principale è da ben 108 megapixel. Abbiamo la fotocamera ultra grandangolare e anche quella notturna. Ecco spiegati questi altri due pallini qui. No, non si tratta di un'altra luce, direi che ne ha abbastanza. Fotocamera frontale da 32 megapixel. Direi quindi ora di provare a fare qualche scatto. Andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo realizzato. Innanzitutto abbiamo qualche scatto con la fotocamera da 108 megapixel. Questo qui in particolare è quello che ho voluto fare per testare un pochino di più i dettagli. Comunque sullo schermo dello smartphone si vedono davvero molto bene le foto. Direi che anche come dettagli ci siamo. È indubbiamente dotato di un'ottima fotocamera. Dopodiché ho deciso di testarla per farmi qualche selfie. La fotocamera è quella posteriore, ma stavolta non ho usato la modalità 108 megapixel. Comunque direi molto molto buona e superiore alla maggior parte degli smartphone indistruttibili. Poi ho testato la fotocamera frontale da 32 megapixel. Non è niente male, non fraintendetemi, però mi aspettavo un po' meglio, sinceramente. Dopotutto non ci si può comunque lamentare, la qualità è buona. Questo è invece uno scatto rivolto al sole, ai raggi del sole che filtrano dagli alberi, fatto con la fotocamera ultra grandangolare. Quest'ultima direi che mi ha soddisfatto. Vi faccio vedere anche un piccolo video che ho registrato con lo smartphone. Sapete che il punto debole di molti smartphone sono appunto la registrazione dei video. Devo dire che qui, a parte per la stabilizzazione che si potrebbe migliorare, comunque non è affatto male. E vi faccio vedere anche questo video qui per farvi ascoltare il microfono, perché mi ha sorpreso. Infatti, nonostante l'isolamento dai liquidi dello smartphone, la qualità dell'audio del microfono è molto buona. Non me l'aspettavo. Sicuramente la mia voce sarà leggermente attappata a causa di tutto l'isolamento dello smartphone contro i liquidi, ma comunque dovreste riuscire a sentirmi. E comunque anche le quattro casse dello smartphone fanno la loro parte. Infine, come vi dicevo, abbiamo anche una fotocamera notturna che funziona perfettamente alla sola luce della notte. Come vedete, i due puntini rossi si sono accesi e ovviamente adesso non ha molto senso utilizzarla, ma si possono fare delle foto e dei video, funziona molto bene. Ma voglio soffermarmi anche su qualche altra caratteristica di questo smartphone, caratteristica che magari nel corso del video abbiamo tralasciato, ovvero le prestazioni che offre, perché qui abbiamo 12 GB di RAM totale, possiamo espandere fino a 20 GB con la RAM virtuale. In più abbiamo anche 256 GB di memoria espandibile con la memoria esterna fino a 2 terabyte, 22.000 mAh di batteria, fa impressione leggerlo. E questo è tutto. Ah, comunque al termine di tutto ciò il telefono è ancora al 96% di batteria, con la luminosità al massimo, con tutti i test della fotocamera e tutti quanti i test della luce. Ho perso solo il 2% di batteria. Mi accingo quindi a terminare la recensione di questo smartphone dicendovi, proprio come il suo fratellino che aveva una batteria gigante con il suo design simile, è uno smartphone per pochi, ma
quei pochi resteranno abbagliati. Non sono molti gli smartphone in grado di offrire una batteria così e anche una luce da campeggio al loro interno. In tutto questo, se ci metti che ha pure una buona fotocamera, delle ottime casse e delle buone prestazioni, beh, questo è sicuramente uno smartphone molto valido per tante persone. Certo, dovrete essere pronti a portarvi un mattone con voi, ma se volete andare nella totale montagna, disperdervi, perdervi tra le colline, dove vi pare, insomma, questo è l'amico fidato che, fidatevi, appunto, non vi abbandona. Detto questo, il video giunge al termine. Vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Trovate lui qua sotto nella descrizione, vi piazzo anche un codice sconto. Iscrivetevi e noi ci vediamo con la prossima connessione. Ciao a tutti!